Buongiorno amici, in questa nostra pillola di storia napoletana oggi parleremo dei caratteri peculiari del regno di Ruggero il Normanno. Abbiamo visto che Ruggero, a differenza di tutti gli altri principi continentali, fu cresciuto in un ambiente multiculturale, aveva precettori greci e precettori arabi e la loro lingua ormai padroneggiava perfettamente. Così mise a frutto i suoi anni di studio e le sue grandi conoscenze, principalmente per rendere grande il regno di Sicilia e tutto il sud Italia. Una delle sue prime opere fu l'Assise di Ariano, promulgata proprio ad Ariano Irpino. Lì fece un corpus delle leggi, un editto, e il Catalogus Baronorum, cioè una specie di catasto. Qualcosa di simile fece circa 20 anni dopo Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra col Doomsday Book, il libro del giorno del giudizio, dove tutti i feudi del regno di Sicilia furono censiti. Altre peculiarità del Regno di Sicilia furono sicuramente quelle culturali principalmente arabe. Sappiamo ad esempio che alla corte di Ruggero era stabilmente presente tale Idrisi, Al-Idrisi, un ricco arabo, intellettuale, viaggiatore e cartografo. Fece due opere per Ruggero, il Kitab al-Rujar, il libro di Re Ruggero, che è un libro di geografia, cartografia e viaggi, e la Tabula Rogeriana. L'originale era un'enorme lastra di argento, estremamente dettagliata per l'epoca, e ci sono pervenute soltanto altre copie, perché la tavola originale, che era a Palazzo dei Normanni, purtroppo è andata distrutta durante dei moti, durante il regno del successore di Ruggero, Guglielmo. Una caratteristica della Tabula Rogeriana, che possiamo ancora oggi ammirare, è che la prospettiva è rovesciata, ovvero il sud è nella parte superiore della tavola. Questo perché era araba e all'epoca quasi tutta quanta la cartografia mediterranea aveva appunto questo punto di vista rovesciato. Sono queste piccolezze che nelle pagine della storia spesso sfuggono, però sono davvero molto molto interessanti. Al di là dello splendore culturale, Ruggero aveva anche una fortissima armata. Considerate che Ruggero riuscì a conquistare l'Africa, era anche re di Africa, tutte le coste tra la Tunisia e la Libia, ai confini con l'Egitto, appartenevano alla Sicilia. Pensate che non era mai successo dall'avvento dell'Islam che una potenza occidentale, una potenza della sponda nord del Mediterraneo, occupasse militarmente la sponda meridionale. E questo avveniva tramite i suoi ammiragli. La parola stessa ammiraglio viene da quel periodo siciliano, perché non è altro che l'emiro degli emiri, l'Amir al-Amiratus, e questo era una carica onorifica che era il massimo sotto il profilo militare, ma anche nel profilo organizzativo dava la seconda carica dello Stato, e in quel periodo era di Giorgio di Antiochia, un altro greco, quindi pensate quanto fosse aperta all'epoca la cultura siciliana. Ma ora veniamo alle note dolenti. Ruggero lasciò un regno prospero, un regno ricchissimo, un regno fortissimo, ma un problema: l'erede. Ruggero III, che era suo figlio, che da sempre era associato al trono, purtroppo morì senza eredi legittimi. Ebbe soltanto un figlio da Emma di Lecce, una nobildonna italiana, un figlio di nome Tancredi. Questo Tancredi lo conosceremo in seguito. Poi aveva un'altra figliola, questa addirittura postuma, Costanza, la futura madre di Federico II di Svevia, l'imperatore che impareremo a conoscere in un'altra pillola. E infine Guglielmo, un amante degli agi, dell'ozio, degli harem, detto il male, il malo, e proprio lui ereditò il regno. Bene, io sono Ruggero Savarese e spero che questa pillola di storia napoletana non vi abbia annoiato troppo. Alla prossima.